Markus Goetz, compositore tedesco, nasce a Schopfheim il 19 marzo del 1973. Un ragazzo che da anni sta percorrendo un percorso compositivo di lustro. Lui lavora e scrive per la casa editoriale della Rundel, ma le sue idee musicali sono, direi, apprezzate soprattutto in questi ultimi 5 anni per alcuni brani. Mi basti pensare a Silva Nigra, che sono dei brani descrittivi. Da lui un po' si ispira alla musica descrittiva del fine 800-1900 di Gustav Mahler. Il brano che ascolterete ora si intitola Adventure. Markus Goetz è stato infatti allievo del famoso trombettista jazz americano Gary Barone e ha seguito corsi di composizione con Jacob DeHaan e James Barr. Sebbene lo stile prediletto di Goetz rimanga il jazz, il compositore tedesco con i suoi lavori dimostra una spiccata versatilità, appunto ispirandosi a molta della musica descrittiva tedesca del fine 800 primi 900. Il brano che vi presentiamo stasera non appartiene al mondo del jazz, ma appartiene alla famiglia dei brani descrittivi, dove i ritmi cansanti, alternati e i fraseggi più tranquilli e melodici vogliono descrivere le immagini e i paesaggi che si possono incontrare in una meravigliosa avventura. Adventure di Markus Goetz. Thank you.
San Carlo, composto da Lorenzo Pusceddu, un direttore compositore che ricordiamo che è stato anche il nostro giurato nella commissione d'ascolto anni fa. La Filarmonica Alpina di Ione presenta ora il brano del maestro Pusceddu, San Carlo. Questa ouverture è stata commissionata nel 2004 al compositore in occasione del 20° anniversario di fondazione dell'Insieme ai Filarmonici di San Carlo Canavese, dal loro presidente di allora, Ugo Papurello. L'introduzione del brano, dai toni solenni e celebrativi, è affidata agli ottoni, che poi lasciano spazio all'allegro, che con i suoi ritmi modali vuole sottolineare la vivacità e l'entusiasmo dei musici. E poi la volta dell'andante, che funge un po' da perno nel brano. Infatti, poi, come in un cerchio, tutto torna. Prima l'allegro e poi, come finale, viene ripreso il solenne tema introduttivo del maestro Lorenzo Pusceddu, San Carlo.
La scelta nel maestro Martinet, del suo repertorio, un omaggio al maestro Creux e a tutta l'Italia, e conclude ancora con una marcia. La marcia, questa composizione che tutti appunto pensiamo che sia la composizione che più si addica alla banda, solo per il fatto che la si può sentire alla domenica in piazza o durante un funerale, un matrimonio, insomma, ci accompagna nel corso della vita. Non è però solo così, una marcia comunque può essere una composizione e è una composizione di tutto rispetto, come è stato appunto quella di 4 maggio, è la volta invece di Florentiner Marsch, un personaggio, siamo alla fine del 1800, primi 1900, nel pieno appunto dell'impero austro-ungarico, e Julius Fučík, un boemo che era tenente colonnello di una fanfara dislocata in Ungheria dell'impero austro-ungarico, era un personaggio che ha dedicato tutta la sua vita alla musica, alla direzione e alla composizione. Tantissimi sono le sue composizioni di quel periodo, tante sono le marce, appunto perché dirigeva e comandava una fanfara militare. Sono marce anche che sono rimaste nel repertorio classico, non solo italiano, basta pensare al concerto di Capodanno o chiunque ha viaggiato in Germania, in Austria, in Ungheria, sicuramente nei concerti anche di gala avrà avuto occasione di sentire delle composizioni di Julius Fučík. Un personaggio particolare, ma come è tutto quel periodo, basti pensare alla polemica che c'è in questi ultimi anni solo sull'esecuzione della marcia Radetzky, ad esempio, per il fatto che era stata intitolata al generale Radetzky, e tutti sappiamo appunto la storia, perché insomma in Italia può essere anche un po' scomodo l'esecuzione di questa marcia. Ma al di là del periodo storico, delle situazioni poi politiche e storiche di quel periodo, il maestro Fučík rimane un grande compositore e le sue marce rimangono delle grandi marce da concerto, proprio come Florentiner Marsch. Dunque la Filarmonica Alpina di Ione finisce la sua performance, il suo concerto, con Florentiner Marsch del maestro Julius Fučík. Io vi ricordo solo l'appuntamento di questa sera. Alle 21 riprenderà di nuovo il concerto, avremo il Cor Philharmonique La Musique di Sarre, la banda musicale Regina Margherita di Gabi e la banda musicale di Courmayeur La Salle. Un buon ascolto a tutti voi di Florentiner Marsch, la banda musicale alpina di One, il direttore René Martinet. Thank you.
Thank you.